Salgo le scale con i piedi e le mani in tasca, ho i soldi, le chiavi in testa, ho i resti degli occhiali, nomi e cognomi vari. Personaggi che ho già visto, ma non saprei dirti quali, non insisto. E nonostante ciò riparto dall'inizio, vediamo se resisto. Se penso in quanto tempo mi sono pettinato, faccio in tempo a fare un giro a piedi in tutto l'isolato. Faccio in tempo ancora a dire che mi sono ammalato, che non posso presentarmi, che peccato. Ma mi sento così giovane guardando su MTV che il vero peccato è rimanere qui. Perciò metto una camicia più fresca e un jeans più pulito che resta liscio come una pesca, mi avviso. Ma quando sono fuori mi son già pentito e mi scoccia anche tornare adesso che mi son vestito. E rimarrò, guarderò il soffitto, guardo l'orario sul telefono, poi guardo tra i messaggi ma nessuno ha scritto. Troppo impegnato per capirvi in mezzo a gente che è troppo impegnata a divertirsi per capirmi. C'è gente che potrei conoscere e che non saluto se non salutano prima me. E non capisco sti parti di cui tanto si parla, e perché aspetto un'ora in macchina per avere il fascino di chi ritarda, di chi non si riguarda, di chi vive ogni istante con la testa alta. Voglio vivere la mia vita dal tramonto all'alba, forse no e mi rimetterò in mutande come Dalla. Disperato erotico, ma stasera non mi adopero. Rivoluzioni sessuali improprio, mi sembra improprio farsi viaggi giganti. Quando m'hanno male salgo le scale e sfanculo tutti quanti. Vedevamo le partite contro il muro, non allo stadio.